tutti, oggi ho deciso di interrompere per un solo giorno questa lunghissima serie di vlog perché volevo fare una cosa che finora ho fatto, nel senso che ho condiviso con voi tutti i pranzi, tutte le cene, tutte le colazioni che ho fatto quando ero in Salento, però ci tenevo a fare una sorta di video in cui comunque mangio per 24 ore cibo tipico o perlomeno vado insieme a voi alla scoperta di tutti i posti che mi avete consigliato, comunque della maggior parte dei posti, perché trattandosi di un giorno non potrei visitarne più di così, anche perché i pasti sono ovviamente quelli, però appunto volevo andare alla scoperta di tutti i posti, tutti i ristoranti, tutte le pasticcerie, insomma tutti i locali tipici che ci sono nella zona in cui mi trovo ora, che sapete è la zona del Gargano e nello specifico sono a Peschici. Ovviamente iniziamo dalla colazione e per quanto riguarda la colazione ci spostiamo verso Vieste. Il nostro tour gastronomico di oggi inizia dalla pasticceria che mi avete consigliato di più in assoluto ed è il bar pasticceria Matteoschi, che si trova proprio a Vieste in via Sante Naccarati 5. Da qui sono circa 33 minuti, quindi andiamo a provare queste fantastiche brioche. Eccomi arrivata a Vieste e questa è la caffetteria pasticceria Matteoschi, che ha anche un dehors molto carino. Questo è il menù e ci sono appunto i cornetti che vengono riempiti con questi gusti sul momento, oppure si può scegliere tra tutte queste altre cose. Ci sono i bomboloni alla crema, le ciambelle, poi ci sono queste mega sfoglie ripiene con Nutella, crema pasticceria, c'era, ci sono quelle alla marmellata, sono veramente tutte molto invitanti. Poi ancora abbiamo paste di mandorla e anche i pasticciotti. Guardate, anche queste tortine mi ispirano moltissimo, e anche la sfoglia crema e ananas. Alla fine mi sono lasciato ovviamente trasportare e ho preso un mega vassoio di paste e non vedo l'ora di assaggiarle con voi. Ho preso veramente un vassoio gigante, ma anche le brioche stesse sono veramente grandissime e super invitanti. Quanto sono belle, sono meravigliose, e mi sa che partirò da questa crema e amarena, il mio gusto preferito anche dei pasticciotti. Io sono prontissima per l'assaggio e sì, partirò da quella crema e amarena. Prepariamoci ai danni, però ci provo. Aspettate, ma è, cioè, è pienissima. Sono già riuscita a fare danni? No, vabbè. Cioè, una brioche così buona probabilmente non riuscirò più a trovarla. La crema è freschissima, la sfoglia è meravigliosa e le amarene sono buonissime. Meno male che ne ho preso un po', così le ho anche per il pomeriggio in spiaggia. Alla vita. Questa brioche è ufficialmente la vita. Anche la dimensione, cioè, come al solito mi date consigli super top. Aspettate che volevo assaggiare anche l'altra versione, e se vado avanti così va a finire che tipo devo dichiarare l'epic fail, perché per l'ora di pranzo non ho più fame. Però questa qui merita di essere assaggiata. Questa è quella ricotta. Questa è quella ricotta e scaglie di cioccolato. Poi ne ho presa una alla crema semplice e una alla marmellata. Ma queste due in assoluto sono le mie preferite. Ci credo che la sera c'è la coda per entrare in questo posto, ma anche di mattina devo dire che c'è tantissima gente. Merita. Prima di dirvi cosa ne penso di questa pasticceria, perché penso che si sia capito assolutamente dagli assaggi, volevo ringraziarvi tantissimo perché
me l'avete super segnalata, mi avete scritto: devi assolutamente andare a Vieste e andare alla pasticceria Matteoschi, brioche calde a tutte le ore. La sera devi prendere il numero per fare la fila, sono giganti e buonissime. Noi compravamo vassoi interi per mangiarle addirittura la mattina dopo ed effettivamente, cioè, è stata veramente una super scoperta che mi dispiace di aver fatto oggi, che poi è l'ultimo giorno, perché nonostante Vieste non sia proprio vicinissimo, non è neanche così distante, e sinceramente sarei andata volentieri anche la sera a fare una pausa dolce in questa pasticceria perché mi è piaciuta tantissimo, la qualità dei prodotti è fantastica, le brioche sono enormi e riesco a capire proprio perché so che quando vi mostro le briochette che mangio io nei vari vlog, quelle che si trovano da me, perché da me si trovano quelle, mi dite sempre che comunque sono molto piccole rispetto a quelle che mangiate voi ed effettivamente sì, erano davvero molto grandi, ma soprattutto super ripiene. Poi il fatto che il ripieno sia fresco, cioè si sente proprio la differenza del prodotto, mi sono piaciute tantissimo. E infatti mi dispiace di aver scoperto questa pasticceria così tardi, ma sicuramente tornerò in questa zona perché ho ancora tantissime cose da visitare e quel posto diventerà tappa fissa. Poi Vieste è bellissima, cioè me ne sono veramente innamorata e quindi grazie ancora, grazie mille per avermela consigliata. E direi che sì, a questo punto possiamo proseguire con le nostre 24 ore di questo tour culinario, di questa challenge. Sinceramente non so come chiamarla, però possiamo direttamente pensare al pranzo. Continuiamo con la seconda tappa del nostro tour culinario di oggi e per pranzo siamo diretti al trabocco da Mimì che si trova a Punta San Nicola a Peschici. In tantissimi mi avete consigliato di andare a provare a mangiare in un trabocco, che sono queste strutture sul mare molto 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 caratteristiche. Devo dire che non è stato facile trovare posto, però questo trabocco nello specifico mi è piaciuto molto perché c'è la possibilità di prenotare direttamente online e sono riuscita a trovare incredibilmente un posto per oggi a pranzo. Arrivata al trabocco, guardate che vista meravigliosa che c'è, bellissime queste baie. E questo è il ristorante che dà direttamente sul trabocco, qui ci sono diversi tavoli disponibili, è arredato veramente nei minimi dettagli, molto caratteristico, molto bello. Il menu è un menu digitale, quindi basta scansionare il QR code. Prima portata, che è il piatto di benvenuto dello chef, Coco Marasso con salsa allo yogurt e limone. È arrivato l'antipasto, cipolla rossa al forno con pomodorini, capperi in polvere e crema di pane. È veramente molto invitante. Qui invece abbiamo le pozze ripiene. Anche il primo, orecchiette con pomodorini rossi e gialli, stracciatella e rucola. E qui abbiamo pappardelle al ragù di cefalo del trabucco. È arrivato il dolce pigna cremosa alpino d'Aleppo, mai mai assaggiata, sono curiosissima anche di capire la consistenza. Ma è morbidissima. No, vabbè. Anche se non si tratta di una recensione, ovviamente vi faccio vedere anche la toilette. Molto essenziale con tutto questo arredo in piastrelle verdi e mosaico, semplicissima ma spaziosa e abbastanza areggiata. Molto molto carino anche l'arredo della zona in cui si trovano le toilette.
che poi è quella posteriore rispetto al ristorante. Davvero tutto super caratteristico. E questo è il trabucco che è direttamente collegato al ristorante. È bellissimo, spero che in videocamera stia rendendo. E salendo sulla passerella si accede proprio anche a tutta questa zona dove ci sono le varie corde. Qui ci sono tutte le reti e qui si arriva direttamente sul mare. E penso che ci siano già in acqua, probabilmente sì, le reti per la pesca, perché appunto i trabucchi sono delle strutture adibite alla pesca. Anche in questo caso me l'avevate segnalato in tantissimi e in generale in tantissimi mi avevate consigliato di andare a cena in un trabucco della zona. Sono riuscita a prenotare in questo, che veramente è uno dei trabucchi più richiesti, perché oltretutto ha vinto anche la puntata di 4 ristoranti, proprio quella dedicata ai trabucchi del Gargano. I trabucchi, anche detti trabocchi perché dipende dalla zona, però sono delle antiche macchine da pesca che sono molto diffuse nella zona del Gargano, nella zona dell'Abruzzo e anche sulle coste molisane, e sono addirittura tutelate come patrimonio monumentale. Ma infatti sono qualcosa di pazzesco e l'atmosfera che c'è lì sopra è veramente qualcosa di indescrivibile. Purtroppo c'era un po' di vento, quindi sono riuscita a fare le riprese come potevo, ma veramente la location deve essere vissuta, perché è proprio l'atmosfera che era impossibile da immortalare nella videocamera. Io ci ho provato, ma sono sicura che sia un'esperienza unica e irripetibile, quindi anche in questo caso grazie mille, appunto mi è piaciuto tutto tantissimo. Il menù, che non sono riuscita a farvi vedere in loco, è davvero molto vario. C'è volendo il menù degustazione con prezzo fisso e ci sono tutte queste portate, c'è veramente una scelta incredibile. Principalmente ovviamente si tratta di pietanze a base di pesce, oppure c'è proprio il menù classico, che è questo, che è quello che ho utilizzato io. Infatti avete visto che ho scelto sia un antipasto che in questo caso un primo piatto, ma veramente la proposta è super super varia. Ci sono tantissimi contorni, ci sono tantissimi secondi, anche per quanto riguarda i dolci ci sono veramente delle proposte super invitanti, però ho cercato di scegliere un menù che fosse anche in linea sia con i miei gusti che con l'utilizzo di prodotti tipici. E in generale per mangiare ciò che avete visto, e anche l'acqua, non c'erano bevande, purtroppo non sono riuscita assolutamente a prenotare per la sera, ma è già stato veramente incredibile riuscire a trovare un posto per pranzo, quindi sono stata contentissima così. La prossima volta lo so, e anzi vi consiglio di prenotare per tempo, perché tanto tramite l'app, anzi direttamente tramite il sito, perché non serve scaricare nessuna app, è possibile prenotare addirittura, se non sbaglio, con 30-40 giorni di anticipo, ed è una cosa che vi consiglio perché effettivamente avevo provato a sbirciare un po' le date anche guardando tra un paio di settimane, e ci sono veramente pochissimi orari disponibili nonostante lo spazio sia piuttosto ampio. Però se si vuole mangiare all'esterno, che penso sia la cosa assolutamente più caratteristica e più bella, è meglio prenotare per tempo. Però in generale per tutto questo ho speso 61 euro arrotondati a 60. Devo dire che mi è piaciuto tutto tantissimo. Poi vabbè, io da quando sono qui praticamente potrei trasformarmi in un pasticciotto gigante e in un piatto di orecchiette giganti, perché veramente ho mangiato orecchiette tutte le volte e anche queste mi sono piaciute. Cioè non saprei davvero scegliere tra colazione e pranzo cosa mi è piaciuto di più, anche perché sono cose totalmente diverse. Molto molto buono anche il dolce, molto particolare e molto caratteristico. Sapete che io non sono una super amante del cioccolato, però il mix di sapori, quindi la crema che si mixava con il crumble, che comunque era un crumble al cioccolato e mandorla, è qualcosa di fenomenale, quindi stra stra consigliato. Ma in generale ho visto un po' anche tutte le altre portate e mi sembra veramente che il rapporto qualità-prezzo sia ottimo, e poi davvero quell'atmosfera è assolutamente impagabile. Quindi anche in questo caso grazie mille di avermelo consigliato, il destino mi ha permesso di riuscire a trovare un posto, quindi non poteva andare meglio di così. Per cui adesso terminiamo il nostro tour culinario di oggi con la cena. E per quest'ultima tappa, sempre su vostro consiglio, ho scelto la piazzetta
tappa posceria per provare appunto le paposche, che sono dei panini fatti però con la pasta della pizza, una pasta della pizza più leggera, se ho capito bene, che poi viene appunto riempita con diverse specialità, salumi, formaggi, verdura, si possono creare a proprio piacimento e si trova proprio in centro a Peschici. Andiamo subito, 11 minuti e dovremmo esserci. Il menù è davvero molto molto vario e molto invitante, ci sono tantissimi tipi diversi di paposce e sinceramente non sapevo nemmeno cosa scegliere, perché veramente tutti i prodotti sembravano super invitanti, così come sembravano davvero molto molto invitanti anche le pizze. No vabbè, ma quanto sono invitanti. Alla fine, non sapendo scegliere, ho preso sia quella con pomodori, prosciutto cotto e caciocavallo, che quella con caciocavallo e salame piccante. Sono curiosissima di assaggiarle. E come se oggi non avessi mangiato abbastanza dolci, anche paposcia alla Nutella. Sono curiosissima di assaggiarla, però è ancora un pochino calda, quindi aspettiamo un attimo per non fare le mie solite scene in diretta. Questa volta purtroppo non sono riuscita a riprendere tanto l'ambiente, perché l'ambiente è abbastanza diviso, nel senso che c'è il dehors, poi c'è una stanza interna dove c'è il ristorante e la cucina, che è il posto dove c'è anche la cassa, quindi non avrei avuto tantissimo da riprendere. Dovrebbe essersi un pochino raffreddata, proviamo subito. No vabbè, a parte quei prodotti qui hanno un gusto fantastico, ma cioè una cosa così buona io non l'avevo mai assaggiata. Come mai l'ho scoperta solo adesso? È meravigliosa. Non potete capire. Cioè, è veramente buonissima. Straconsigliata. Quindi, arrivando al momento conclusivo di questa recensione on the road, giornata di tour culinario, non so veramente come chiamare questo video, però sono contentissima perché ho scoperto tantissimissimi posti nuovi in cui sicuramente tornerò. Vi dico, non saprei scegliere quale mi è piaciuto di più, forse per il tipo di atmosfera, quello che tra i tre mi ha lasciato una sensazione particolarissima è proprio il trabucco, però allo stesso tempo i gusti, i sapori e la qualità dei prodotti che ho provato anche negli altri due posti sono qualcosa di indescrivibile e di magnifico, perciò mi viene molto difficile scegliere, anche perché ho cercato proprio di variare e di provare tante cose diverse in modo tale che non venisse neanche un video troppo simile, troppo noioso, dato che non si trattava di una recensione né di un confronto, altrimenti avrei cercato di stare sulla stessa tipologia di prodotti. Ma così abbiamo potuto assaggiare insieme tutte queste cose buonissime e io sinceramente non so scegliere, però fatemi sapere voi nei commenti se aveste dovuto scegliere un solo posto in quale sareste andati, o comunque quale vi ha ispirato di più, o quale prodotto tra quelli che ho assaggiato oggi vi piace di più, oppure se siete come me che ogni volta non sapete cosa scegliere perché prendereste tutto. Io stavo ricontrollando, ma mi sembra di avervi detto tutto. Se ho dimenticato qualcosa, assolutamente chiedetemelo nei commenti, o se me lo ricordo lo metto da qualche parte in fase di editing. E ovviamente continuate a segnalarmi se vogliamo registrare altri episodi di questa challenge, di questa rubrica, perché a me piace veramente tantissimo. E fatemi anche sapere che cosa avreste scelto voi, quali locali, quale tipologia di prodotti avreste scelto voi per questo tipo di recensione, per questo tipo di video facciamo. Comunque sì, avevo detto che avrei smesso, invece sto continuando, è ufficialmente il vostro momento di sbizzarrirvi nei commenti qui sotto e il mio di smettere di parlare, quindi vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!